Tra Principe e Santuzzo si festeggia il Gran Galà del Galoppo e il Palio dei Pali, evento che conferma il suo successo dopo 7 variopinte e divertenti edizioni. Il galoppo si promuove tra le esileranti corse con gli asini e, novità assoluta, le gare dei cavalli più veloci sul quarto di miglio, i Quarter Horse. Ma andiamo con ordine. Il galoppo trova protagonista Principe Azzurro, che ha sigillato il premio Teatro Greco Trofeo Goffs UK, prova ippica che ha impreziosito il Galà del Galoppo, con il quale l'Ippodromo di Siracusa ha onorato la festa della Repubblica. Tribune gremite da un pubblico esaltato dal principe di Casabosco, che con Federico Bossa in regia ha ben difeso l'affollato handicap principale C, che ha ingaggiato sui 1600 metri della pista grande cavalli di 3 anni. Ci ha provato signor Arancio, ma si è dovuto accontentare della migliore piazza, mentre ha ottenuto una buona terza moneta nonno Alfonso. Bene anche in corsa Madame Secret, siamo a metà della retta d'arrivo con Principe Azzurro in lotta con Maizam, lungo lo steccato c'è nonno Alfonso, al centropista Francisca Pink, quindi ancora in quota dall'esterno il Legal Ballet, si va nella fase finale con Quick Principe Azzurro in lotta con signor Arancio, vicinissimi sul traguardo. Preparato in maniera splendida, avevo un bello steccato, mi è venuta la corsa perfetta, mi sono messo dietro al battistrada, partito velocissimo, l'ho messo dietro al battistrada, ho aspettato dopo pista media, fa una progressione, cavallo ha respinto tutti gli attacchi fino in fondo, è finito forte il signor Arancio, ci siamo salvati a buco, ma va bene così. Trofei e bonus acquisti sono stati elargiti dalla casa d'aste Goffs UK, presente con Gianluca di Castelnuovo e Michael Horton. Abbiamo sfornato dei bei vincitori qua e, come ti avevo già detto l'anno scorso, sempre bello venire qua comunque, poi col sole è meraviglioso e la passione che ho davanti è quella che, come ti dico sempre, noi a Milano ne abbiamo un po' meno, un po' poca, e poi sono contento, ripeto, che i nostri cavalli continuano a vincere, siamo qua per questo, per capito, coccolare un po' i nostri clienti, ma allo stesso tempo la miglior pubblicità sono i risultati, ovviamente. Ha cancellato la qualifica di Maiden Chica Loca, protagonista tra i 2 anni impegnati sui 1200 metri della pista piccola del premio Goffs UK. Carmelo Zappulla in regia, bravo a respingere Fast Forward, e Dreamer Filly con quest'ultima che ha conquistato il terzo posto alla sua prima uscita in carriera. Al largo di tutti viaggia anche El Nanos, al centropista bene Dreamer Filly, quando siamo a metà della retta di arrivo con Fast Forward di richiesta da Antonino Cannella, ci prova dall'interno Chica Loca, ci prova dal centropista Dreamer Filly, ancora in quota Gale Words, siamo ai 150 metri dal traguardo con Chica Loca, Chica Loca che si salva. Sì, volevo ringraziare Nando Gianluca di Castelnuovo, perché grazie a lui l'anno scorso e quest'anno ho potuto alzare questo trofeo, sono cavalli scelti da lui. L'evento collaterale è stato dedicato al Palio dei Pali, combattuto tra asini e Quarter Horse, portacolore dei 17 quartieri di Floridia e cani cattini bagni chiamati al confronto. È grande successo per i 2 quartieri Santuzzo, che colorano di giallo sia il trionfo di Ruben Ficara in groppa all'asinella Nina, che quello di Giuseppe di Quattro in sella invece al Quarter Horse Schipa. Un'ippica promossa attraverso la rievocazione delle tradizioni popolari delle 2 cittadine note, una Canicattini Bagni per il Palio di San Michele, l'altra Floridia, che attende il ripristino del Palio dell'Ascensione Floridiana con le corse dei cavalli lungo Corso Vittorio Emanuele. Stessi quartieri in competizione con i Quarter Horse dell'ASD Spettacoli Equestri di Maria Purità, che per la prima volta si sono lanciati regalando spettacolo sulle piste. Scatta il via con il Santuzzo che vola al centropista, ma è battaglia vera, è guerra vera con il Celeste che ci prova, di Federico Re, ma se ne va. Il giallo del Santuzzo di 4 con Schipa. Sempre più brave e divertenti le asinelle della fattoria Cugno Lupo di Vincenzo Cavalieri, concesse per il 7º anno consecutivo. Siamo agli ordini dello starter per gli asini che adesso si appaiano. Partiti e parte benissimo il numero 9 dello schieramento, giallo scuro Santuzzo di Indomenico Vincenzo, mentre da questa parte abbiamo l'altro Santuzzo e niente, la guerra contro i Santuzzi, però cade Marchesa e quindi resta il Santuzzo
Ruben Ficara ed è Cani Cattini che si appresta a vincere il Palio dei Pali. Cani Cattini con Ruben, resisti Ruben perché c'è l'11 che vuole passare. Salvatore Giardina, Salvatore Giardina, provaci fino alla fine. Ruben e Santuzzo, bravissimo Ruben. Questi spettacoli che noi ormai da 7 anni organizziamo il 2 giugno ci mettono a contatto con un cugino del cavallo che comunque è quello che nella storia è stato sempre vicino all'uomo, e poi queste manifestazioni credo che sono, che è un legame fra il pubblico e la nostra struttura. Anche la segnalata veramente lo spettacolo dei Quarte Rosse, che per la prima volta abbiamo fatto entrare nel nostro ippodromo, che è veramente notevole. E poi non si può non ricordare la bellissima giornata di corsa, un splendido premio Goffs, e ora vedo un teatro greco, trofeo Goffs, molto affollato, quindi riuscendo a coniugare delle belle corse e delle manifestazioni collaterali si riesce a trovare un mix per il successo. La promozione dinanzi un numeroso pubblico che è divertito e appassionato ha accompagnato e sostenuto i sospirati arrivi.